Eccoci arrivati all'ultimo video della serie dedicata alla valutazione del rischio rumore dei nostri Unsafe Speed Training. In questo video proveremo a vedere un esempio pratico di come si possono caricare le misurazioni fatte dal fonometro all'interno del nostro gestionale e poter derivare quelli che sono i calcoli e i valori necessari all'indicazione della fascia di appartenenza dei lavoratori alle diverse fasce previste dall'81. Prima di iniziare, come di consueto, i nostri contatti per poter dialogare col nostro staff e con gli altri nostri utenti. Prima di tutto la pagina Facebook I'm Safe, il gruppo Facebook chiuso Utenti di I'm Safe. Essendo questa l'ultima puntata della serie, per chi ci ascolta in diretta o nei primi giorni di registrazione, nei prossimi giorni verrà pubblicato il sondaggio con il quale andare a definire l'argomento dei prossimi Unsafe Speed Training. Quindi se siete in diretta o state vedendo i video nei primissimi giorni, correte sul gruppo Facebook chiuso Utenti di Unsafe per poter partecipare e decidere il prossimo argomento. Abbiamo poi l'account Twitter chiocciola @unsafeit e la pagina LinkedIn Unsafe. Giusto oggi, 3 aprile, la pagina LinkedIn ha superato i 2000 follower. Direi un bel risultato con un tasso di crescita di circa 200 follower al mese. Abbiamo poi il nostro canale YouTube I'm Safe, dove potrete rivedere tutti gli Unsafe Speed Training che si sono svolti sia quest'anno che in tutto il 2022, più quelli che seguiranno. Abbiamo poi l'ultimo nato nel 2023, il nostro canale Telegram t.me/utentiimsafe, dove potrete ricevere le notifiche quando caricheremo delle nuove notizie e caricheremo in questo gruppo, questo canale, anche diversi argomenti di interesse. Per quanto riguarda il canale YouTube, non dimenticate di iscrivervi cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per ricevere le notifiche quando caricheremo un nuovo video. Se volete utilizzare le slide che vedete in questo Unsafe Speed Training e in tutti quelli precedenti, è sufficiente accedere ad Unsafe, cliccare alla voce Formazione e poi su Slide per la formazione. Troverete delle presentazioni in PowerPoint liberamente modificabili di tutte le slide che abbiamo utilizzato nei diversi Unsafe Speed Training e non solo. Quindi troverete una bella banca dati di slide che potrete utilizzare anche per i vostri corsi. Qualora cliccando su Formazione non dovesse comparire la scritta Slide per la formazione, dovrete accedere alla sezione Shop e attivare in prova gratuita per 3 mesi senza obbligo di rinnovo il modulo Formazione per poter accedere a questa funzionalità, ma soprattutto a tutte le altre funzionalità del modulo formazione, quali la generazione dei registri, degli attestati, l'analisi del gap formativo e la verifica dei requisiti formativi dei lavoratori. Vi ricordo sempre per gli utenti iscritti al modulo formazione la possibilità di pubblicare i loro eventi e i loro corsi su Bacheca Sicurezza, il sito dal quale molti di voi si saranno iscritti per poter partecipare a questo evento. L'argomento di questa sera. Questa sera andremo a vedere diverse forme di rumore e come andarle a caricare sul nostro gestionale. Quindi attraverso queste immagini proveremo a comprendere come identificare un rumore, come classificarlo e come acquisire quei dati che ci interessano per determinare l'effettivo livello di rischio. Iniziamo da un esempio di rumore costante. Un rumore costante è definito nella norma, nella 9612, come un rumore
in cui il min e il max del livello equivalente su pesato su curva ponderata a costante di tempo slow ha un'oscillazione di massimo 3 decibel. In realtà, come vedete dal diagramma qui inferiore, che è proprio il livello equivalente in ponderata a costante di tempo slow, questo in realtà è un rumore che non sarebbe classificabile come rumore costante, in quanto il min e il max raggiungono anche i 5 decibel. Però è abbastanza rappresentativo di quello che può essere un rumore costante, perché effettivamente ottenere 3 decibel di oscillazione è estremamente raro. Questo però è un rumore costante, in quanto vedete che il rumore che viene rilevato oscilla di pochissimi decibel nell'arco della misura, se non alla fine, quando probabilmente c'è stato un disturbo alla fine della misura, ad esempio una persona che appoggiava lo strumento su un banco. Quindi nel diagramma di sopra, quello che noi chiamiamo time history rappresenta il tracciato, ovvero come il valore varia nel corso del tempo. Nel rosso vedete il livello di picco, livello di picco che viene misurato con costante di tempo fast, ma ponderata C, quindi non la ponderata A, ma ponderata C. Qui potete vedere che il livello di picco è quasi sempre al massimo 96, tranne appunto questo disturbo finale che lo porta quasi a 105 decibel. Per quanto riguarda invece il livello equivalente ponderato A su costante di tempo fast, lo vediamo qua sotto l'andamento. Un andamento che varia di poco entro i 5, 6, 7 decibel, appunto, tranne questo disturbo finale. Sotto invece, come dicevamo, vediamo il livello equivalente, sempre con ponderata A, ma costante di tempo slow. La costante di tempo slow prevede il campionamento di un valore ogni secondo, quindi effettivamente pochi campionamenti. Vedete infatti che rispetto al livello equivalente A con costante di tempo fast, i picchi sono decisamente smorzati, sono più bassi e vedete delle variazioni inferiori. Questo perché qui noi abbiamo un campionamento molto frequente, invece qui è un po' più rado. Infine, sulla destra abbiamo gli istogrammi che rappresentano le diverse bande d'ottava, dai 63 Hz, 125, 250, 500, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz e 8 kHz. Qua abbiamo poi il livello equivalente A complessivo, il livello C equivalente complessivo e il livello di picco. In questo caso il livello di picco è preso come questo picco che abbiamo ottenuto alla fine della misura. Fatto salvo che questo potrebbe essere tranquillamente un disturbo estraneo, il picco potrebbe anche essere preso su 96 decibel. In realtà, fino a 135 decibel, il picco è ininfluente nella definizione della fascia di appartenenza, quindi qualsiasi valore sotto i 135 decibel risulta di scarso interesse. Bene, da questi dati noi li andiamo a inserire dentro il nostro portale. Dentro il portale noi avremo la sezione rumori. Cliccando su nuovo possiamo caricare un rumore nuovo oppure ripescare dei rumori che abbiamo magari misurato o nella stessa azienda o in altre aziende. Il numero del punto ci serve poi da indicare sulla planimetria per indicare dove abbiamo effettuato quella misura. In questo caso si è trattato di una fresatrice tradizionale. La data di misura in cui abbiamo fatto la misura e la tipologia di misura, se è fluttuante, costante, ciclico. In questo caso abbiamo visto che, sebbene sia fluttuante come definizione, ha un andamento abbastanza costante e quindi, nonostante rientri nella definizione di fluttuante, abbiamo ritenuto opportuno effettuare una sola misura di una durata importante di 5 minuti che abbia garantito una oscillazione nel tempo di 0,3 decibel, che è quello che indica la norma. Nella sezione procedura di misurazione è molto importante andare a indicare come avete effettuato la misura. Ricordate che una misurazione è efficace quando è ripetibile. E per essere ripetibile io devo essere in grado di descrivere
il più dettagliatamente possibile cosa misuravo, come lo stavo misurando, in che posizione sistemavo il microfono, in modo che chiunque debba rifare quella misura abbia più informazioni possibili per cercare di ricreare quella medesima situazione. Chiaramente anche in quel caso il valore misurato sarebbe diverso, purché rientri in quello che è la tolleranza di cui abbiamo parlato nel video precedente. Quindi in questo caso abbiamo raccontato che la misura è stata eseguita tenendo il microfono nel punto nel quale di norma si trova la testa dell'operatore. Come dice la 9612, è preferibile che la misura venga fatta in assenza del lavoratore per evitare che questo crei delle perturbazioni. Quando questo è possibile, il microfono va posto in quello che è la posizione che avrebbe la testa in condizioni normali, con il microfono diretto verso la sorgente. Quindi la misura è stata fatta in sua assenza, con macchina in movimento. La misura è stata effettuata mentre il macchinaio effettuava la levigatura di un profilato in acciaio. Il consiglio è andare a indicare, per esempio appunto per le lavorazioni meccaniche, lo spessore del profilato che viene lavorato. Nelle note potete indicare, dare delle indicazioni su quelle che sono le caratteristiche del rumore, quindi se ci sono sono stati dei disturbi, se durante la misura si sono verificati degli eventi particolari, ad esempio un cassone che si rovesciava, oppure avveniva un urto, qualsiasi indicazione utile a comprendere il contesto nel quale è avvenuta quella misura. Dopodiché dobbiamo andare a indicare nella sezione livelli equivalenti i livelli delle misure che abbiamo effettuato. C'è spazio per inserire fino a 6 misure. Sotto, nei vari tempi, andiamo a indicare la durata delle misurazioni. Vi ricordo che se dopo 3 misure la distanza tra la minima e la massima supera i 5 decibel, è necessario rifare le misure andando a selezionare e a fare delle misure più specifiche, magari andando a selezionare una specifica porzione del compito. Sotto abbiamo lo spazio per andare a indicare il livello a equivalente con costante di tempo impulse, qualora desideriate utilizzare per la classificazione impulsivo o meno la vecchia definizione che trovavate al punto 3.9 della 9432 del 2011. Qualora invece vogliate utilizzare la nuova definizione, non andate a indicare nessun valore e scegliete nel menu a tendina impulsivo sì o no. Per scegliere se impulsivo o no, il punto 3.9 rimanda alla Union ISO 458, che in allegato riporta delle condizioni rumori di picco per la definizione dell'attenuazione degli otto protettori. Se rientrate in quello, lui indica di utilizzare la definizione di impulsivo, altrimenti no. E qui abbiamo l'incertezza di misurazione, che sarà pari a 0 se effettuate una misura o superiore a 0 qualora vengano effettuate più di una misura e queste non siano uguali. Infine andiamo a indicare nella sezione picco il valore di picco. Come abbiamo detto, potevamo evitare di prendere l'ultimo picco perché effettivamente era chiaramente una distorsione, ma non importa perché tanto è inferiore ai 135 decibel, quindi abbiamo preso il livello di picco massimo rilevato. Alla voce U2 noi andiamo a indicare quella che è l'incertezza dello strumento. L'incertezza strumentale è data da 0,7 per i fonometri in classe 1, 1,5 per i dosimetri e 1,5 per i fonometri in classe 2. Qualora nel certificato di taratura abbiate un valore diverso, potete andarlo a impostare. Chiaramente potendo usare strumentazione diversa, in ogni misura potrete indicare un valore diverso. Se lo desiderate, diciamo che è opportuno farlo, fate una fotografia durante la misura e la potete andare a archiviare nella sezione fotografie. In questo modo, quando stamperete la relazione, la foto verrà allegata alla singola misura. Per quanto riguarda il metodo SNR bande d'ottava, essendo il valore inferiore agli 80 decibel, è assolutamente superfluo andarlo a compilare. Questo perché questa sezione
serve a valutare l'attenuazione degli otoprotettori, ma essendone un valore inferiore a 80 decibel non sarà previsto l'utilizzo di otoprotettori. Veniamo adesso a un caso di rumore ciclico. In questo caso vedete che c'è una ripetizione, c'è un ciclo che si ripete più o meno uguale. Lo notate anche dal livello equivalente con costante di tempo slow. Nel caso dei rumori ciclici è sufficiente una misura, purché la misura contempli un numero intero di cicli, quindi che la misura non si fermi a metà di un ciclo. Quindi qua vediamo il ciclo 1, il ciclo 2 e il ciclo 3. Anche qui vediamo le bande d'ottava, vediamo che il rumore ha una distribuzione gaussiana intorno a 1 kHz, quindi abbiamo, diciamo, il picco di frequenza a 1 kHz e una forma abbastanza gaussiana su entrambi i lati. In questo caso quindi è sufficiente una sola misura, purché appunto di durata di un numero intero di cicli. Anche qui abbiamo un picco finale dovuto probabilmente appunto alla fine dell'attività, che di solito può determinare degli scostamenti o all'inizio o alla fine della nostra attività. Anche in questo caso abbiamo provveduto a caricare la misura, si trattava di una troncatrice a nastro. La troncatrice a nastro effettua effettivamente un ciclo di taglio che si ripete per le lunghezze previste, quindi io effettuo un taglio, la barra va avanti e lui fa un altro taglio e così via. Quindi effettivamente è proprio un rumore ciclico. In questo caso comunque abbiamo anche qui rilevato dei valori piuttosto bassi, quindi diciamo che l'impatto è comunque contenuto. Anche qui non è stato necessario caricare le bande d'ottava o il metodo SNR, essendo valori inferiori agli 80 decibel. Veniamo adesso invece a una di quelle misure che sicuramente sono maggiormente interessanti dal punto di vista dei rischi di patologia. Qui abbiamo un rumore fluttuante derivante da quella che è l'utilizzo di una smerigliatrice angolare per smerigliare degli elementi in metallo all'interno di alcune fustelle in una industria cartotecnica. Qua sopra vediamo quello che sono i valori di picco, quella parte qua in alto, vedete che supera di poco i 110 decibel, e abbiamo qui l'andamento del livello equivalente. Qui vedete che il livello equivalente varia tra 85 decibel e fino a quasi poco meno di 100 decibel. Il livello equivalente complessivo lo troviamo qua negli istogrammi e vedete che supera di poco i 90 decibel. Il livello C equivalente è un po' più basso. Il livello C equivalente, infatti, a differenza del livello A, smorza meno le basse frequenze. Quindi, essendo che per lo più è un rumore ad alte frequenze, risulta maggiore il livello A equivalente. Qualora io avessi un rumore che è più sulle frequenze più basse, il livello C equivalente risulterebbe più alto del livello A equivalente. Qua sotto abbiamo l'andamento del livello equivalente A con costante di tempo slow. In questo caso vedete che la variazione è molto importante e va anche di decine di decibel, oltre decine di decibel. Quindi qui sì che abbiamo un'elevata variazione. In questa immagine, in questa slide, ho aggiunto anche l'immagine di come varia il livello equivalente A con costante di tempo fast, che è questo qui azzurro, e invece con costante di tempo impulse, che è la traccia rosa. La caratteristica della costante di tempo impulse è che a fronte di una riduzione del rumore, la linea non scende direttamente, ma scende in maniera obliqua. Questo fa sì che le discese rapide determinano una differenza dell'area sottesa. Questo permetteva, nella vecchia definizione del rumore impulsivo secondo
la UNI 94322011.3.9, di poter derivare un rumore impulsivo in base all'area. Se l'area la differenza dell'area sottesa tra il rumore impulsivo, tra livello equivalente con costante di tempo impulse e quella invece fast era superiore a 3 decibel, significava che c'erano diversi picchi importanti che determinavano uno spazio, un'area, che è quella appunto sottesa tra le due linee, particolarmente elevata. Il problema è che tanti piccoli picchi avrebbero potuto dare il medesimo risultato di un rumore impulsivo, ovvero un rumore con un impulso molto forte e con una discesa molto rapida che avrebbe creato una differenza di area importante. Invece tanti piccoli picchi avrebbero dato lo stesso risultato. Per questo si è scelto nel 2021 di creare un'errata coverage, per cui adesso il rumore impulsivo non è più definito matematicamente, ma viene determinato dal tecnico in base alla bibliografia. Come vedete, rispetto ai rumori precedenti, abbiamo un elevato spostamento sulle alte frequenze, soprattutto sui 4 e 8 kHz. Le frequenze più alte sono anche quelle maggiormente dannose, e quindi un rumore di questo tipo, oltre a un'intensità molto forte, ha anche una distribuzione nelle bande di frequenza decisamente pericolosa per la nostra salute. Qui abbiamo il caricamento della misura. In questo caso abbiamo tre misure, in quanto è un rumore fluttuante a tutti gli effetti, per lo più ad elevata intensità e quindi da indagare con particolare attenzione. Sono stati effettuati tre misure da 5 minuti, ottenendo 92,7 decibel alla prima, 91,8 alla seconda, 93,5 alla terza. La media ci dà il nostro livello equivalente 92,7, chiaramente senza tenere conto dell'incertezza. L'incertezza in questo caso è pari a 0,491 decibel. In realtà di questa incertezza in questo momento ce ne facciamo poco, perché per determinare l'incertezza effettiva dovremo moltiplicare questa incertezza per il coefficiente di sensibilità, ovvero un coefficiente che è tanto più grande quanto più è il tempo che la persona è esposta a quella sorgente. Quindi se la smerigliatrice verrà utilizzata per molto tempo, l'incertezza sarà molto maggiore rispetto a un'attività dove invece la smerigliatrice viene usata poco. Il livello L2, che è l'incertezza strumentale, rimane uguale. Quando poi calcoleremo l'incertezza, il sistema terrà conto in automatico di un'altra incertezza, che è l'incertezza dovuta alla posizione dello strumento, che vale sempre un decibel. In questo caso, superando non solo gli 80 decibel ma anche gli 85, è stato necessario andare a compilare la parte dedicata agli otoprotettori, quindi il livello C equivalente, per effettuare il calcolo col metodo SNR, quindi andando a togliere al livello C equivalente quello che è l'SNR che troviamo nel libretto di istruzioni. E qui invece le bande d'ottava. Le bande d'ottava, anche queste le trovate all'interno, queste misure le derivate dal vostro fonometro che ha il filtro a bande d'ottava, che andrà confrontato con quello che è l'abbattimento degli otoprotettori, i cui valori sono riportati nel libretto di istruzione. Ogni misura, una volta fatta, può essere copiata per eventualmente perché magari ho effettuato la misura su diverse smerigliatrici, quindi la descrizione è più o meno simile, posso effettuare copia per risparmiare un po' di tempo. Caricate tutte le misure, dobbiamo assegnare i tempi di esposizione fino a ottenere i canonici 480 minuti al giorno. In questo caso entreremo all'interno della mansione, sezione rumore, e cliccheremo su nuovo per caricare un nuovo tempo di misura. Qui nel primo menu a tendina troveremo tutte le misure fatte e non ancora assegnate alla mansione,
Quindi una volta che ha assegnato un tempo di esposizione a una particolare sorgente, quella non mi verrà più proposta, in modo che io pian pianino vada all'esaurimento del mio menu a tendina. Dopodiché potrò indicare fino a due tempi di esposizione. Questo perché la 9432 permette appunto di caricare più tempi di misura andando a indicare il T-min, il tempo minimo e il tempo massimo. Questo ci permette di gestire ad esempio quelle giornate con una certa variabilità, quindi andando a indicare la giornata dove lo uso meno e la giornata dove lo uso più, posso avere nell'ambito dell'incertezza il calcolo di questo elemento. Essendo appunto un'esposizione superiore a 80, addirittura 85 decibel, quando la carico vado a selezionare l'otoprotettore con questo menu a tendina. Trovate nel sistema già un database di otoprotettori caricati, ma potrete caricarne di vostre all'interno della sezione impostazioni otoprotettori. Lui a questo punto effettua il calcolo, quindi il livello equivalente 92,7 picco 110,5, utilizzando gli IR Classic ottengo un livello equivalente attenuato di 75,1 e il tempo esposizione totale di 480 minuti. Alla fine ho composto la mia mansione, ad esempio in questo caso ha detto officina, fresatrice tra 5 e 20 minuti, mola fissa tra 10 e 60 minuti, tornio parallelo tra 20 e 90 minuti, troncatrice a nastro tra 20 e 90 minuti, la smerigliatrice angolare tra 5 e 60 minuti, il trapano a batteria tra 30 e 120 minuti, l'ambientale di officina tra 40 e 390 minuti. A fronte di tutto questo, io ottengo quelli che sono i tempi, il livello di esposizione giornaliero, l'incertezza che vedete è piuttosto alta dovuta al fatto che abbiamo messo effettivamente dei tempi anche molto diversi. Il livello di picco, che è il peggiore di tutte le misure, e il livello giornaliero attenuato. Il livello giornaliero attenuato è fatto facendo il calcolo sulle 8 ore di questa colonna. Quindi il livello 81 è fatto considerando questa colonna, il livello equivalente misurato. Il livello attenuato invece è facendo le 8 ore su questa colonna. Questa colonna che è praticamente identica all'altra se non fosse per la smerigliatrice angolare per la quale ho previsto l'uso di un otoprotettore che ha determinato un'attenuazione. A fronte di questo io poi andrò in stampa. Qualora voi non abbiate a disposizione i tempi, Ainsafe genera questo report scheda tempi da compilare, quindi per ogni mansione genera, oppure se avete inserito i lavoratori anche per ogni singolo lavoratore, vi genera questa scheda che potete mandare al cliente chiedendo di compilarvi i due o un tempo di esposizione e farlo firmare da chi l'ha compilato e dal lavoratore. In questo modo potete allegare alla relazione questi moduli firmati a comprova che quei tempi che voi avete ipotizzato sono stati validati dal lavoratore. Ecco, qui nella sezione report rumore trovate tutte le stampe che potete generare, la parte introduttiva con i criteri, l'elenco dei punti di misura con tutte le misure effettuate, e anche in versione Excel per eventualmente fare delle valutazioni, le schede di esposizione con i tempi e i calcoli, l'elenco dei punti con un'esposizione superiore a 85 decibel che potete poi affiggere sul luogo di lavoro, ricordando che in questi casi è obbligatorio l'uso degli otoprotettori, il riepilogo delle mansioni, l'elenco dei lavoratori con le fasce di appartenenza, appunto la scheda tempi da compilare che abbiamo visto, e le tabelle di calcolo dell'attenuazione col metodo bande d'ottava o col metodo SNR. Quello che vedete qui è il riepilogo della mansione, dove io ho l'addetto officina, il livello di esposizione 8 ore, tenendo conto
dell'incertezza, il picco, se sono presenti rumori impulsivi o meno, gli eventuali ototossici che abbiamo segnato nella mansione e la fascia di appartenenza. Fascia 1 meno inferiore al valore di azione inferiore, fascia 2 tra i due valori di azione, fascia 3 superiore al valore di azione, fascia 4 superiore al valore limite. Come prevede il portale agenti fisici e le indicazioni operative sui rischi fisici, per correlare il rumore alle vibrazioni dobbiamo mettere in relazione questa tabella, che mi dà anche il risultato per le vibrazioni mano-braccio, corpo intero e anche sul breve periodo, cioè la singola sorgente, in modo che il medico competente possa decidere, ad esempio, se qui avessi un 84 decibel, ma con delle vibrazioni importanti, il medico competente potrebbe decidere comunque di effettuare l'audiometria, considerando le vibrazioni come peggiorative. Abbiamo poi l'abbattimento per bande d'ottava. In questo caso vedete le bande d'ottava misurate, quindi per ogni frequenza le misure che ha derivato il fonometro, l'attenuazione media indicata dal produttore, la deviazione standard, anche questa indicata dal produttore. L'attenuazione media meno due volte la deviazione standard ci permette di ottenere l'effettivo livello di attenuazione. Quindi noi andremo a sottrarre alla misura non il valore di attenuazione media, ma il valore APV. Quindi a questo poi dovremo togliere, in base alla ponderazione A, rifare il calcolo e quindi otterremo il nuovo LEC attenuato di 75,1 con un giudizio sul DPI di accettabile. Importante, nella vostra relazione inserite sempre il certificato di taratura del fonometro in modo che sia derivabile anche la data di taratura che sia antecedente all'effettuazione a misura, ma nell'arco dei 2 anni, che è il tempo previsto per la taratura del nostro fonometro e del nostro calibratore.